Se pensavi che la vita con un gatto fosse solo fatta di carezze e momenti teneri, preparati a scoprire quanto di più straordinario c'è dietro quegli occhioni affascinanti. I gatti sono creature complesse e quando ti scelgono come loro mamma umana, il rapporto diventa un viaggio incredibile attraverso segnali d'affetto unici. Ma prima di svelare questi segreti felini, se non l'hai già fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Ora immergiamoci nei 12 segni che ti confermano di essere la mamma del tuo gatto. Iniziamo con il numero 1, i regali inaspettati. Quando il tuo gatto ti offre la sua ultima caccia, è più di un semplice dono. Sta condividendo con te un pezzo del suo mondo selvaggio, un gesto che va oltre le parole. Al numero 2, il gatto ti segue ovunque. Non importa se va in bagno o in cucina, il tuo gatto è sempre lì. Questo non è solo affetto, è la dimostrazione che tu sei il suo rifugio sicuro, la mamma che offre sicurezza. Passiamo al numero 3. Il contatto fisico costante. Anche se i gatti sono noti per la loro indipendenza, quando si accoccolano tra le tue braccia o si stendono sul tuo petto, stanno esprimendo un amore autentico. Numero 4. L'orchestra di miagolii. Quando il tuo gatto miagola con un tono simile a quello di un cucciolo, sta cercando di comunicare con te. È il suo modo di dirti «mi prendo cura di te, proprio come faresti con me». Al numero 5, il gesto affettuoso del leccare. Quando il tuo gatto ti lecca, non è solo una pulizia, è il suo modo di prendersi cura di te, imitando il comportamento di una mamma felina con i suoi cuccioli. Ma andiamo al numero 6, lo sguardo languido. Se il tuo gatto ti fissa negli occhi con uno sguardo amoroso, non preoccuparti, non sta tramando nulla di male, è semplicemente la sua espressione d'amore riservata solo a te, la sua mamma umana. Al numero 7, chiamate d'aiuto. Quando il tuo gatto corre da te emettendo richiami disperati, dimostra di vederti come il suo punto di riferimento sicuro. Sei la mamma che arriva in soccorso quando in difficoltà. Al numero 8, il sonno condiviso. I gatti amano trovare posti caldi e confortevoli per dormire. E se il tuo gatto sceglie di dormire accanto a te o addirittura sulla tua pancia, è un segnale forte del suo affetto. Dormire insieme crea un legame intimo che rafforza il vostro rapporto. Al numero 9, succhiare. Se il tuo gatto si accoccola vicino a te e inizia a succhiare un lembo del tessuto, persino la tua pelle, sta cercando di ricreare l'esperienza dell'allattamento dalla mamma. È un segno che ti considera la sua mamma sostitutiva, offrendo comfort e sicurezza. Al numero 10, comportamento protettivo. Quando il tuo gatto ti difende dagli estranei o da altri animali, quindi soffia, insomma fa cose di questo tipo, dimostra di avere conquistato il suo cuore e si sente in dovere di proteggerti proprio come farebbe una mamma con i suoi cuccioli. Al numero 11, condivisione del cibo. Se il tuo gatto si avvicina mentre mangi o ti offre un boccone della sua preda o delle sue crocchette, è un segno di fiducia e amore. Condividere il cibo simboleggia il legame speciale che vi unisce e sottolinea il tuo ruolo di mamma nella sua vita. Numero 12, l'atto di arrendersi. Quando un gatto si arrende completamente, esponendo il ventre in segno di sottomissione, sta mostrando una fiducia totale. Questa posizione vulnerabile dimostra che ti ama profondamente e si fida di te in modo incondizionato. Ora che hai familiarità con questi segni, avrai una prospettiva più profonda sul legame speciale che condividi con il tuo gatto. Essere la mamma di un gatto non è solo un ruolo, ma un'avventura unica che ci riempie di gioia e ci fa sentire privilegiati. Ora che hai familiarità con questi segni, avrai una prospettiva più profonda sul legame speciale che condividi con il tuo gatto. Essere la mamma di un gatto non è solo un ruolo, ma un'avventura unica che ci riempie di gioia e ci fa sentire privilegiati. Condividi nei commenti come il tuo gatto ti dimostra che sei la sua mamma e non dimenticare di iscriverti al canale, lasciare un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo alla prossima!